Lunetta Savino, protagonista in Libera, di nuovo una donna forte, questo è il personaggio che va a interpretare, ma chi è Libera? Libera è una giudice, è una nonna, è una ex moglie e tante cose come lo sono le donne di oggi. È una donna che ama il suo lavoro, che lo fa molto bene, che non è tanto amata all'interno dell'ambiente in cui lavora, del Tribunale di Trieste. È una che ha fatto fatica per arrivare dove è arrivata, come fanno fatica tutte le donne che cercano di arrivare. Come dire, no? A fare certi lavori, ad esempio, cioè, fare il magistrato in Italia ci sono riuscite molto tardi le donne, quindi insomma raccontare una donna di oggi con le spalle larghe, diciamo, anche per tutto quello che ha subito e sofferto, ma che ancora non si arrende, diciamo, davanti alla possibilità di avere giustizia per sua figlia, ma insomma in generale che affronta il suo lavoro anche con un occhio attento, diciamo, ai problemi anche, come posso dire, ai problemi delle persone, insomma, ecco, cioè non è una giudice insensibile, ecco. Viene toccata dalle storie, però nello stesso tempo è molto appunto forte, determinata e la giustizia vince su tutto. Una donna forte che non ha paura di nascondere le proprie fragilità, potremmo dire così. Sì, ma le persone forti sono quelle che non hanno paura di nascondere le fragilità, io lo penso assolutamente. Protagonista della nostra storia, della quale abbiamo già iniziato a parlare, perché il tempo tiranno, sì, purtroppo, e anche voi dovete iniziare Iniziare la a fare a nostra giornata. brevissimo la vostra giornata, per cui insomma non ti ruberemo troppo tempo. Tu Trieste la conoscevi già, Sì. ma ci sei tornata molto volentieri, è un personaggio di cui abbiamo così parlato, raccontato qualcosina, ma vorrei sentire dalla tua No, voce. cioè, quindi hanno un valore, diciamo. Volevo ringraziare, l'hanno ringraziata tutti, ma a modo mio vorrei ringraziare anche io la città di Trieste che ci ha accolto in maniera incredibile. Pietro, passiamo subito a quel poco che si può dire di Pietro, Esatto. io cercherò di sottolineare un carattere di Pietro al quale sono molto legato.